No, no, dimmi che ci sei pure tu nell'app degli appuntamenti al buio. Sì, sto trovando il mio principe azzurro. E sto non sapete dirmi cosa vende questo ristorante? Mi raccomando, scrivete qua sotto nei commenti perché saluterò tre persone nel prossimo video. Appunto, oggi saluto Tre Carboni, Lexi07 e Isabel. Mio Dio, quando è che arriva questa ragazza? L'orario è giusto, ma no, sta ritardando. Ma dovete capire che sto partecipando a questa cosa degli appuntamenti al buio, ovvero degli appuntamenti dove non si sa con chi si fa, con chi si esce. E quindi sono qua ad aspettare ancora con chi sto possibilmente uscendo. Però ancora non si sta presentando. Questo era il posto e l'orario, giusto? Arriviamo a 15.000 like se volete che queste ragazze le invito a casa mia un giorno. Quindi mi raccomando, 15.000 like. Oh mio Dio. No. Che cosa? Buonasera. Ciao. Ciao Meg, anche tu hai quegli appuntamenti al buio? Sì. Ah, stai aspettando quindi il tuo possibile ragazzo. Esatto. Ah, ok, va bene. Allora, vabbè, io sto aspettando invece la mia possibile ragazza. Ma allora è qualcosa di tutti i giorni qua, tipo prendere come appuntamento questo posto, no? Mi sa che è Beh, tipo una sì. cosa molto popolare. Eh sì. Certo, è che il sushi è buonissimo. Eh sì, appunto, cioè, chi è che non ama i sushi? Cioè, nel senso, tranne quelli in Cina ormai. Vabbè, no, mi dice qua nell'app che già è arrivata nel ristorante, però non so dove sia. Ma aspetta, fa vedere anche a me lo dice che è qui. Ma non vedo nessuno. No, aspetta, non dirmi che sei tu. No, non ci credo, ma sei tu. Ti chiami Rossana XX34. Sì? Oh, sciamolette, non ci posso credere! Ma Non dai! avevo detto che volevo uscire con un biondo, eh. Ho messo anche le preferenze che non mi piacciono i biondi, eh. Ma non è vero, c'era proprio scritto che ti piacevano i biondi in quelle preferenze! Davvero? Sì! E scusa un attimo, allora tutta quella storia che mi hai raccontato quella ieri notte era tutta vera allora. Aspetta, era tutta vera allora. Sì, che è tutto vero. Beh, esco con una persona e gli racconto bugie? Vabbè, hai ragione. Vabbè, che ci siamo a sto punto, dai, andiamo a mangiare che ho fame, Meg. Porca Va miseria, dai, non bene. ci posso credere, è la prima volta che effettivamente sto uscendo con una ragazza in un appuntamento al buio. È incredibile che ci sia davvero tu. Ah, assurdo, vai, siedi. Ma comunque, sì, cosa mi racconti, Meg? Cioè, nel senso, in teoria, facciamo una cosa, stiamo al gioco, ok? Io dovrei fare in tutti i modi il possibile per farti innamorare di me. E magari per la prossima volta che sarà con un'altra ragazza, magari potrei insegnarmi qualcosa, giusto? Va bene. Ok, va bene. Come inizio, tipo, a parlare con una ragazza? Vabbè, ora vedi come ci provo e vediamo se effettivamente tu ci stai, va bene? Va Ok. bene. Allora. Oh mio Dio, ma quei capelli viola sono bellissimi. Ma come li hai fatti? Che tinta hai utilizzato? Sicuramente sarà stata molto costosa. Sì, ogni mese c'è tipo la fattura lunga 1 chilometro per ogni costo delle mie tinte, sì. Ah, ok. Posso un attimo vedere? Perché voglio sapere. Sì. Ah, ok, Ma sì, che... vedo. No, scusa, no, volevo vedere se effettivamente facesse odore la tinta. Ed effettivamente fa odore di bacche. Di Di bacche. bacche? Di bacche, Ma sì. è Di frutti di all'arancia, sbrì. bosco. Ah, vabbè, scusami, non so, pensavo, magari. Ah, può essere. Aspetta, ma. Vabbè, è probabile che tu usi il profumo delle bacche come profumo e non come tinta. No. Non lo usi neanche. No. Beh, e che cosa mi racconti, carissima fanciulla Allora, dei. ti Sì. racconto, che va tutto bene a scuola. Sono stata, diciamo, ho passato l'esame con un voto molto alto e Raccontami questa dei cosa tuoi non... ex. Sarei sbagliato parlare dei propri ex in un appuntamento. Ah, Eh non. sì. Ah sì. Davvero? Eh sì, molto sbagliato. Perché poi sai cosa fa la persona che ci sta avanti? Ah. Dopo che tu fai... Sai che la mia ex mi ha contattato l'altro giorno? Tu, sì, lo sai che mi ha scritto questo. Ciao, ciao, ciao. Se n'è andata! Meg, aspetta, dove stai andando? No, dai! Mi vuoi Stavamo. parlare delle tue ex? Ma ci stavamo divertendo! No! Vuoi seriamente andartene? Certo che me ne vado, mi stai parlando delle tue ex? Tu non sei affatto il ragazzo ideale per avere un appuntamento. Ciao, Sbri. Ciao, ciao. Mi ha trattato così male? Cioè, volete, ha ragione, non devo parlare delle mie ex.
Magari al prossimo appuntamento al buio andrà meglio. Ma sì, dai, facciamoci. Vediamo se c'è qualcuno già pronta qua dietro. Magari effettivamente c'è qualcuno che sta già aspettando e poter intrufolarmi. Allora, vediamo un po'. Vediamo chi entrerà, la prossima che entrerà. Magari c'è qualcun'altra e potrei arrivare prima del suo vero ragazzo e rubarmela. Speriamo, magari effettivamente può... Chissà chi potrebbe mai entrare adesso. Quella... No, dimmi che ci sei pure tu nell'app degli appuntamenti al buio. Sì, sto trovando il mio principe azzurro, è simpaticissimo, mi piace tantissimo. Dov'è? Togliti, Sbreezer. Sono io il tuo principe azzurro, Ivy. E sono qua pronto a rimorchiarti, vai, andiamo. Ma togliti, ma no, cosa c'entri tu? No, davvero, non sto scherzando. Tu non sei mica simpatico. No, fidati, davvero, non sto scherzando. Non c'è nessun principe azzurro, qua ci sono solamente io. Non te, perché sei da sola? Mica sta ritardando il tuo principe azzurro. Andiamo nel tavolo prima che entra qualcuno. Per forza. Sì, certo, ma Ivy, ascolta, sono anche io stupefatto di quello che sta accadendo. Però effettivamente è davvero questa cosa. Guarda che casualità, giusto ci sei che tu. Che casualità, evviva. Allora, vai. Una ragazza, cioè te... una mia ex, cioè voglio dire... No. La tua ex? No, c'è bisogno di parlare dell'ex, giusto, perché siamo in una relazione, cioè in una relazione, siamo in un appuntamento... Siamo in una relazione, cosa? No, in un appuntamento, siamo in un appuntamento, non c'è bisogno di parlare di ex. Però comunque la... Sì. Stai bene? Sì. Allora, no, okay. sono su di giri perché non pensavo di incontrare proprio te, ok? Beh, nemmeno io, sinceramente. Beh, in ogni caso ci sono io qua, evidentemente dietro il nome. Com'è che mi chiamavo nell'app che non me lo ricordo? Scusami, cioè, non me lo ricordo. Pappagallino giallo qualcosa. Sì, esattamente, proprio lui, sono io. Ah, pensavo che fosse qualcuno di migliore. No, ma scusa, ma cioè, pappagallino giallo, chi potrebbe essere se non io? Guarda qua sopra. Non sei l'unico che ha un pappagallo guarda giallo. Guarda qua nel guarda sì, qua. Vabbè, comunque. In ogni caso, che bello comunque. Allora, vediamo un po'. Sì, che bei capelli. Ma dimmi un po', che tinta utilizzi? Sicuramente molto costosa. No, quella del supermercato. Vediamo, odora, magari i capelli no, odora. No. Okay. Lontano, se no ti do un pugno. Va bene, scusami. Dimmi un po', parliamo degli ex. Volevo dire, parliamo dei tuoi videogiochi preferiti. Oh, dei miei videogiochi preferiti. Esattamente. Beh. Allora, dai, dimmene un po'. Allora, mi piace molto Undertale, Skyrim, Minecraft. Conosci Minecraft? Ah, sì, poi? Poi, vabbè, tantissimi. Ma a me non piace Skyrim, preferisco Dark Souls. Però, vabbè, dai. Arrivederci, Sbreezer. Non ci posso credere. Non ci posso credere, dai, ti prego, stavo scherzando. Non è vero che non mi piace Dark Souls. Cioè, mi piace Dark Souls, ma che cavolo, non può dare peggio di così. È giusto, non devo dare una mia idea sbagliata rispetto alla ragazza che mi sta davanti. Le ragazze hanno sempre ragione e bisogna darle sempre ragione. Mai andare contro i propri gusti delle ragazze, perché altrimenti si impanicano e non gli piace la cosa. Ok, quindi vediamo se c'è qualche altra ragazza magari qua davanti la porta. Magari ce n'è un'altra, non lo so. Vediamo un po'. Ok, ma c'è scritto bisex. Beh dai, magari non è proprio un maschio, potrebbe essere una ragazza che gli piacciono i maschi. Magari secondo me... Cioè, una ragazza che piacciono sia i maschi che le ragazze. Vabbè, sti cavoli, dai, proviamoci. Magari mi compare una bella ragazza adesso. Vediamo un po' se effettivamente è come dice nel profilo, speriamo. Eccomi qua. No. Oh, ciao Sbri. Sei tu... Midna 772. Sì, purtroppo mi dava solo questo come nome. Perché volevo mettere qualcosa di simile, però mi dava questo. Perché? Oh. Dimmi. Qua c'è scritto bisex. No, è impossibile. Avevi sbagliato magari a selezionarlo. Oh cavolo, ho sbagliato a scrivere. Aspetta. Sì, sei sicuro? No. Sì, hai sbagliato a scrivere. Come no? Sì, ho sbagliato a scrivere. Ah. No, aspetta. Io questo telefono lo odio. Adesso questo telefono scrivo se lo butto. Non ci... Ho sbagliato a scrivere. Aspetta, quindi non mi dire che sei tu. No. Poi, non è vero. Ascolta, io ancora non ho mangiato. Ti va di andare a mangiare una cena da amici? Va bene. Ok, paghi te? Ti pago io. Ok, allora.
Sei sicuro che non sei bisex, vero? No, fidati. Bene. Però non ho niente contro i bisessuali, solamente che... Sai, hai i palini anche in bocca.